Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video zoom 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 mukbang prosciutto crudo e melone. Woo! Però prima vi ricordo gentilmente, melosamente, di iscrivervi al mio canale. Bene, al mio canale Gilda Fashion su YouTube. Iscrivetevi, condividete, sfollicciate, donate. Io devo solo parlarvi. Adoro. Top, si ironizza. Allora, iscrivetevi davvero al mio canale Gilda Fashion, mi raccomando, solo Gilda Fashion, poi spolliciate, condividete, così mi aiutate a crescere di più. Se volete farmi una piccolissima donazione con il cuore, vi lascio l'info box ovvero in descrizione le informazioni necessarie per potermela fare. Vi ricordo che prima arriverò a 2000 iscritti, prima porterò sul canale un video ancora più speciale. Seguitemi anche su TikTok, Gilda Fashion 94, un saluto speciale al mio amore, ma non così. Voglio fare prima un brindisi con la sua tazza, ovviamente fra un po' mi avvicino alla Candy, non vi preoccupate che fra un po' mi avvicino di più alla videocamera. Ecco, anzi io la voglio versare come la versi tu, amore mio. Così, bene, ecco, e la tolgo subito di mezzo perché sennò qua poi ne abuso troppo. Allora, intanto mi avvicino, ecco, bene, e voglio fare un brindisi speciale al canale, ai miei zunzumini, ma soprattutto al mio grande amore, Romolo del canale Crudo Cotto e Mangiato, il mio maritino e il mio papino, il mio grande amore. Questo ce lo togliamo sempre, lo scattere della mezzanotte in videocamera, non ti preoccupare, però queste cose dopo le tolgo perché fa troppo caldo, le tengo sempre però durante la giornata. Ecco qua. Mi raccomando, per due risate extra, iscrivetevi al canale di Crudo Cotto e Mangiato con Romolo su YouTube e seguitelo anche su TikTok, Crudo Cotto e Mangiato 72. Allora, io adesso voglio prima mangiare il melone col prosciutto crudo e poi magari vi canticchio una canzoncina o giusto il ritornello di una canzoncina di Arisa. Vi dico dopo quale. Come mai questa combinazione? Prima perché è un classico, alle feste si mangia melone e prosciutto. Seconda cosa, in molti ristoranti la trovate. E terzo, dovevo consumare il melone e avevo anche voglia però di prosciutto crudo. Domanda, voi come lo mangiate il prosciutto crudo? Lo tagliate con la forchetta e il coltello? Prendete la fetta direttamente e fate così tipo Pingu? Che ve la calate tipo la disca di pesce, oppure la prendete tipo con le mani, la spezzettate, oppure fate così come me, infilzate la forchetta e così, fate così. Seconda cosa, vi piace l'abbinamento melone e prosciutto crudo? Allora, vi dico la verità, io non amo moltissimo il connubio fra dolce e salato, però alcune cose ci sta, per esempio al sushi, quando vi servono la tartare con la salsa al mango, beh, avocado mango è fantastico, anche con la soia, buonissimo. Preferite il prosciutto crudo o il prosciutto cotto? E quale marca di prosciutto crudo in particolare? Io adoro il San Daniele e quello di Parma, ovviamente, giustamente, modestamente, ecco. Giustamente, ovviamente è bella, ecco. Però, in realtà, anche quando non si prende la miglior marca, diciamo la marca numero uno di prosciutto crudo, se è la parte centrale, avete la fortuna che vi tagliano la parte centrale del prosciutto, magari, volte e volte, può essere più buona la parte centrale di un prosciutto, magari, di una marca meno costosa, di una che è più costosa, però vi danno la parte finale. Cioè, il top sarebbe avere la parte centrale del prosciutto più buono, ecco. Per intenderci. Voglio provare a parlarvi brevemente, perché questo video non voglio che duri in eterno, anche perché oggi sono particolarmente stanca. Non voglio, diciamo, che questo video duri in eterno.
Allora, in breve, io ho provato per un po' di tempo ad essere, vabbè, non dico vegana, ma vegetariana. Allora, vegetariana per più tempo, vegana per poco tempo. Io per tempi, per tempistiche non intendo mesi, anni, intendo roba di settimane. Ho provato, vi dirò, è questione di abitudine. Per chi non lo sapesse ancora, la differenza tra vegano e vegetariano è che il vegetariano si limita a non mangiare direttamente le proteine animali, il vegano è quello che non mangia neanche i suoi derivati, neanche i derivati degli animali, per esempio le uova, ecco, i formaggi. Durato poco, però mi ricordo che in quel periodo mangiavo tanto porridge. Il porridge sarebbe l'avena cotta nel latte a fuoco lento, diventa una cremina. Ho mangiato i pancake alla banana, alla mela, frittatine fatte con, no frittatine, un impasto tipo hamburger di fagioli. Vabbè, queste cose qua. Però sinceramente, vi dirò la verità, ultimamente la carne di cavallo ho capito che mi disturba, perché forse sarà che l'odore è troppo forte, mi vedo direttamente il cavallo nel piatto. Però il prosciutto crudo, la carne, diciamo, gli altri tipi di carne me le mangio volentieri. Il mio amore Romolo del canale Crudo Cotto e Mangiato mi ha fatto assaggiare la carne una voltata e una girata. Buono! Ha crudo fritz, come dici tu, amore mio, moio fat. Ha crudo fritz. Scherzo, con il cuore, con il cuore. Come fa Barbara D'Urso? Con il cuore, con il cuore. Che poi non ho mai capito perché si chiama Nonella D'Urso. Boh. Boh. Fatemi sapere chi di voi non l'ha ancora capito. Oggi si parla un po' di tutto. Come sempre, più di prima ti amerò. Cotto e crudo e mangiato da Brescia. A crudo Pritz. Ora mi sento meglio. Bene. Allora, io ho finito di mangiare. Bevo. Io da quando, diciamo, sono fidanzata con Romolo, non guardo più la televisione. Ogni tanto qualche film su Netflix lo vedevamo, però sinceramente la giornata vola, perché mi alzo la mattina, penso a registrare uno, o se devo programmare più video ne registro più di uno, poi devo pranzare, devo scendere il cane, quando fa meno caldo vado a correre, poi devo, ovviamente le cose mie personali, la cura della mia bellezza, della mia persona, poi che cos'altro, devo scendere il cane. Poi vado a comprare cose per il canale, poi ovviamente durante il giorno mi sento più volte in videochiamata con il mio amore, per molto tempo, ci dedichiamo al karaoke, parliamo, cioè, sto un po' con mia madre, dipende, insomma, il tempo vola, a volte mi prendo un ginseng, ma giusto così, ma dove sta il tempo per guardare la televisione? Diciamo che è una vita molto piena. Il lavoro, quello dell'artigianato. Dove sta il tempo per guardare la televisione? Vedo le notizie che mi compaiono direttamente nell'app dell'iPhone, il meteo, le notizie, giusto per rimanere un minimo aggiornata. Diciamo che adesso, fortunatamente, grazie anche a TikTok, i social, non si può non rimanere aggiornati, perché fortunatamente fra le fesserie ci sono anche cose importanti, a volte le mettono. Se vedete bene. E come promesso, voglio dedicare questa canzone
canzone ovviamente al mio amore Romolo. Ti amo. Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore tremavo. Ora che vivo la storia più libera del mondo, che sento nell'aria il bene più profondo, a volte ho paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre grida il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai. Così non ho paura mai. Ti amo, amore mio, e volevo ricambiare la sorpresa che avevi fatto nel cantarmi La vita mia. Sono sincera, sei intonato e questa canzone fa per te. Comunque, se questo video vi è piaciuto, è stato un video simpatico, ma diciamo anche serio, tutte e due. È stato più breve e sono stanca, zunzumini miei. Oggi con questo caldo e sto registrando con il ventilatore spento, la finestra chiusa, vi ricordo, non ho proprio sinceramente tempo e voglia di farlo durare mezz'ora, 29 minuti, 20 minuti. Oggi ne ho fatti altri due, quindi, e se non sbaglio il secondo è durato anche di più. Va bene, zunzumini miei, vi ricordo soltanto una cosa, che tutti i saluti li avrete nel primo video di domani, va bene? Li sto accumulando, non temete. Un altro bacio speciale per te, amore mio. Iscrivetevi sia al mio canale Gilda Fashion su YouTube e seguitemi su TikTok Gilda Fashion 94. E mi raccomando, seguite anche Romolo del canale Crudo Cotto Mangiato con Romolo, appunto, su YouTube, e seguitelo anche su TikTok Crudo Cotto Mangiato 72. Un abbraccio immenso e un bacione dalla vostra Gilda Fashion. Maledetto telecomandino.